In occasione della giornata internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani ha promosso la realizzazione di un docufilm, Todo Cambia, del regista Alessandro Avataneo. Si tratta di un cortometraggio di 6 minuti che indaga sulla percezione dei diritti umani nella società civile. Si è svolta in prefettura, a Torino, la sigla dell'atto di acquisto di alcuni documenti di Casa Cavour, acquisiti anche grazie al sostegno del Consiglio regionale. Tra questi un taccuino di appunti, lettere, persino i famosi occhiali e il copricapo tondo appartenuti al primo ministro d'Italia. Abbattere il muro della normalità per promuovere l'accettazione incondizionata della diversità e il rispetto della dignità. È quanto si propongono i consigli comunali dei ragazzi di Verrua Savoia, Cavagnola e Brusasco con il progetto Diversificando, se non adesso quando? Presentato nell'aula di Palazzo Lascaris. Fino al 15 gennaio alla Biblioteca della Regione di Via Confienza a Torino è visibile la mostra di Presepi, anche qui è nato Gesù. In esposizione una cinquantina di natività provenienti da tutto il mondo. È stato siglato un protocollo d'intesa tra la Consulta regionale europea e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino per integrare le reciproche attività in campo di Blue Economy. L'iniziativa si è svolta presso il Museo del Gusto di Frossasco in provincia di Torino. Quanto sono europei i piemontesi e quanto piemontesi gli europei? È il leitmotiv della mostra videofotografica Piemonte Radice Europea, realizzata dalla Consulta europea con l'associazione Azimut, fino al 4 marzo nei locali dell'assessorato regionale alla cultura di Via Bertola a Torino. Online su crpiemontetv.it, sezione memoria, nuovi filmati storici dedicati al territorio piemontese, grazie a un accordo con l'Istituto Luce. La quarta serie è dedicata al progresso e alla tecnica. I filmati, della durata di circa un minuto e mezzo, sono stati realizzati tra il 1936 e il 1973.